andato fuori dai coglioni della nostra amata patria Italia. Se n'è andato fuori dai coglioni, brutta merda schifosa, non ti vogliamo più vedere. Né noi, milanisti, soprattutto voi interisti, ma nessun italiano che ti fa il calcio italiano ti vuol più vedere. Vai fuori dai coglioni lì a giocare con i magrebini in Francia, fai che cazzo vuoi, basta che ti levi dai coglioni. Così è stato, la Juve, l'Inter addirittura le ha prolungato di un anno il contratto per dire vai fuori dai coglioni. Non sei un esempio per i nostri figli, per i nostri giovani, per i nostri nipoti, per nessuno. Non sei un esempio, Icardi merda, te, tua moglie del cazzo, speriamo che vada via anche da Tiki-Taka, se ne vada lì a Parigi a fare la velina con queste due tette belle, grosse e molli da mucca che c'ha, capito? Va a fare la pornostar, va a fare che cazzo vuole, l'importante è che non ti vediamo più in Italia, non sei un esempio, hai rotto i coglioni. Icardi, non sei un esempio, non tornare mai più, stai lì a vita, dateli la faccia da capitano lì al Paris Saint-Germain, tanto non vincerà un cazzo, oltre che quella liga lì che non vale una minchia. Fuori dai coglioni. Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buonasera a tutti. Allora, finalmente è arrivato anche Rebic. Nella situazione che il Milan è, nel mercato di merda che ha fatto, ben vengano scelte nuove, decisioni nuove, giocatori nuovi, tutto qualcosa che porta qualcosa di aria fresca di nuovo. Non lo conosco, devo essere sincero, ho visto soltanto gli highlights, ma non posso, cioè se mi mettete anche il mio cognome tra un po', il vostro, su YouTube e mettete skills, praticamente tra un po' diventiamo forti anche noi a giocare, cioè, quindi, sono tutti forti lì quando andiamo a vedere i cosi su YouTube, siamo tutti forti, poi bisogna vedere se veramente si è forti quando si arriva con un'altra maglia addosso. Comunque sono molto contento che è arrivato, finalmente ci siamo levati dei coglioni, mamma mia, momenti questi qua, a momenti quando ho sentito Di Marzio che ha detto no, forse è saltato tutto, ho detto no, ma siamo su scherzi a parte, e quelli non lo vogliono, questo qua non lo voleva nessuno, secondo me ci hanno pensato fino alla fine, poi ho detto ormai quello là deve lasciarlo andare, da fargli passare queste visite, mamma mia. Comunque diamo un attimino i voti alle squadre un attimino più blasonate secondo me del campionato. Fiorentina, voto 8, l'unica cosa non gli do 9 che si è tenuta a Montella. Andrea Fashion e Demi, anche i miei amici Viola che mi scrivono sempre qua. Vi ho detto, il primo allenatore che salterà sarà Montella, siamo lì. L'anno scorso quante partite ha vinto da quando è arrivato le due di quest'anno? 0, non ha vinta forse una su 10, una roba di sto genere. Quindi io sono sicuro che sarà il primo allenatore che salta, Montella. Gli do quindi 8 perché ha preso Ribéry, ha preso, chi è che ha preso? Ha preso il Boateng, ha preso quello lì davanti, Sottil, che forse, però non so se era già loro, l'ha preso. Comunque ha fatto un gran bel cazzo di mercato la Fiorentina, mi è molto piaciuta anche la prima partita, poi con Genoa ha visto che ha fatto ridere, ho visto alcuni commenti. Comunque vabbè, andiamo avanti. Napoli, voto 8 anche al Napoli, si è rinforzato, ha preso Lozano, ha preso Manolas. Lascia andare a stare che l'altra sera ha perso di sfiga con la Juve che si è fatta autorete da sola. Comunque, secondo me si è rinforzato anche il Napoli. Voto 8. Lazio, voto 7. Ha tenuto i suoi campioni. È una squadra ormai blasonata comunque che gioca con la stessa formazione praticamente da 2-3 anni. Comunque, a San Siro l'anno scorso non ci ha fatto vedere Biglia. Quando c'ha, non Biglia il nostro giocatore, ma non ci ha fatto vedere il pallone da quando ci ha eliminato in Coppa Italia. Gli do un 7 che si è tenuto a Correa, che è fortissimo. Il suo bomber Immobile, che comunque Immobile per me Ciruzzo è forte. E si è tenuto a Minkovic Savic, si è tenuto tutti quelli più forti che aveva. Quindi 7, niente da dire, non ha preso queste grandi acquisti, ma ha tenuto la sua squadra perché credono in quello che hanno. Complimenti a loro. Roma, voto 7 anche la Roma. Preso Spinazzola, anche secondo me se non gli serviva perché c'era già lì Corvo, però per me Spinazzola è il miglior terzino sinistro che c'è adesso in Italia. A me piace tantissimo Spinazzola. Ha tenuto Zeko, che per me è il più grosso acquisto che potevano fare. E alla fine ha preso Mkhitaryan, che è fortissimo a mio modo di vedere. E l'altro Smalling, boh, vediamo. Difensore che arriva dall'Inghilterra, lì è un punto di domanda. Comunque ha problemi dietro la Roma. Vediamo se li metterà a posto o se continuerà a fare acqua come l'altro giorno, che ha pareggiato per grazia ricevuta. Ma la Lazio ha lasciato giù 7 gol l'altro giorno. Cioè, l'ho vista la partita. Ha preso sì anche due pali la Roma con Zaniolo da tiri da fuori. Ma questi qua veramente hanno sbagliato dei gol enormi davanti alla porta. Fiorentina l'ho detta, Napoli l'ho detto, Roma l'ho detta, Lazio l'ho detta, passiamo alle 3 del nord. Allora, Inter, voto 9, miglior mercato del campionato italiano, ci ha rubato Sensi e va a fanculo, ha preso Barella, ha preso Lazzaro che però non lo conosco, dicono che è buono,
ha preso Lukaku, non gli do 10 perché ha preso Sanchez invece di Dzeko, però comunque sono era da 10. Ha preso Godin, che cosa gli vuoi dire? Cioè sono qualche rosico, cosa gli dobbiamo dire? Juventus, voto 8,5. Ramsey a parametro 0, Rabiot a parametro 0 e ha preso poi De Ligt, che l'altra sera ha fatto ridere, però l'anno scorso a momenti vincevano una Champions League a 18 anni da 19 anni da capitano. Quindi ha tenuto tutti forti, li ha tenuti, si è rinforzata anche la Juve. Adesso ha perso Chiellini per l'infortunio, ha preso Demiral, che comunque adesso c'è fuori Chiellini, c'è De Ligt e poi in panchina ci sono Rugani e Demiral. Ma Rugani poi l'ha mai fatto una partita nella Juventus, perché sono anni e anni che sono Benucci e Chiellini. Cosa ha giocato in Coppa Italia Rugani? Cosa ha fatto? 7 presenze, che è una vita che dicono che è una promessa. Ma saranno passati 6 o 7 anni da quando dicono che è una promessa. Quante partite ha giocato Rugani? Parliamoci chiaro. Comunque vabbè. Milan, voto, mi piange il cuore, da 4 siamo passati a 5 per l'acquisto di Rebic, non abbiamo preso un terzino destro, abbiamo preso Rafael Leao, secondo me in maniera inutile e insensata se abbiamo preso Rebic, perché voglio vedere quest'anno quante presenze, quanti minuti giocherà Rafael Leao, voglio proprio vedere. Leo Duarte, un punto di domanda, che gli si preferisce Musacchio, allora se vado in Brasile a pescare uno devo essere sicuro che questo qua scavalca il titolare che voglio mio attuale che voglio rimpiazzare, ma questo qua è sempre, se un gen difensore centrale lo metti in panca le prime due partite, fa giocare quello di prima, che sì, Musacchio è sempre da sé, ve l'ho sempre detto, ma non è quello che ti fa fare il salto di qualità, è lento nell'impostazione del gioco, comunque abbiamo bisogno di qualcuno più veloce. Quindi gli do, al Milan gli do 5, non è da 4 per Rebic, mi hai svenduto Cutrone che ce l'ho ancora qua sullo stomaco, beh si è preso Bennacer che è uno che è retrocesso l'anno scorso, ma voi tutti mi dite che è fortissimo, ragazzi me lo auguro che sia forte. Me lo auguro. Rispondo a Davide, un ragazzo che mi ha scritto qua praticamente, che mi ha detto, ma scusa se è un controsenso, perché dice del campionato francese quando Bakayoko comunque arriva dalla Francia e scrive Bakayoko, calma, la Francia è campione del mondo, per me il campionato francese escono fuori tanti giocatori che alla fine sono fuori, perché ne escono fuori tanti ogni anno, per me ce n'è 2 su 10 buoni, però quei due che vengono fuori sono veramente forti, Bakayoko per me non è un fenomeno, ma per me è forte, ok, che poi della Liga One, come cazzo si chiama, che a me non mi piace, sono primo a dirlo, a me non piace il campionato francese, fa cagare, l'ho visto diverse volte con le partite, non mi piace per niente. Ragazzi, detto questo, i miei voti dati, iscrivetemi qua sotto i vostri, ok? Iscriviamoci al canale YouTube, clic 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 clic, campanella per gli aggiornamenti, clic 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 clic. E niente ragazzi, vi do una buona notte, un buon inizio di settimana, spero che sia stato per tutti. Oh, finiti gli argomenti di oggi, ci sentiamo domani. Ciao ragazzi.